L'UDC si proietta verso le elezioni europee ed amministrative, promuovendo momenti di incontro e di confronto con i cittadini in Abruzzo. L'Unione di Centro sta crescendo in consensi e numero di iscritti, ha detto il segretario regionale Enrico Di Giuseppe Antonio, ufficializzando l'adesione del consigliere comunale di Pescara Giuseppe Bruno, che fa seguito a quella di Massimiliano Pignoli. Alla presentazione hanno partecipato anche il segretario regionale della Democrazia Cristiana Angelica Bianco e Riccardo Padovani, il quale lo scorso 16 marzo aveva annunciato la sua candidatura a sindaco di Pescara e il passaggio al centrodestra con la sua lista Pescara Domani, appoggiata proprio dall'UDC. Sulle iniziative in itinere sui temi inerenti al sociale e sui problemi della gente si sono soffermati la neoconsigliera regionale Marianna Scoccia e il consigliere Pignoli. L'UDC aumenta sempre di più e questo è un dato importante e significativo, perché significa che la nostra presenza sui vari territori viene ben ripagata. Anche qui in città, nella città di Pescara, con il passaggio oggi di un altro consigliere, Giuseppe Bruno, testimonia questa forza che mano a mano si sta organizzando sempre di più. Abbiamo un obiettivo molto ambizioso qui sulla città di Pescara, raggiungeremo questo obiettivo con una percentuale molto elevata alle prossime elezioni amministrative e diciamo che noi insieme a Forza Italia rappresentiamo quella che è la parte più moderata all'interno della coalizione di centrodestra. Sapete che lavoro io svolgo settimanalmente all'interno del comune, ricevendo centinaia di persone. Ho all'interno anche noi, insieme alla dottoressa Scoccia, nei tavoli diciamo, che si andranno a fare poi per il centrodestra, proporremo le nostre iniziative riguardo il sociale e l'aiuto delle persone bisognose, perché il bisogno in questo momento è veramente tanto e le difficoltà sono tante. Si pensava che il reddito di cittadinanza potesse risolvere qualcosa, in realtà non è risolto nulla, perché la gente e le persone non vogliono essere mantenute, ma vogliono vivere lavorando.